Abbiamo appena avuto l'occasione di provare questo bellissimo simulatore professionale, prima di tutto, perché c'è da fare una bella distinzione tra questo, perché abbiamo tantissimi simulatori in commercio a livello arcade, ma questo non si sposta un po' dal commerciale e va proprio nello specifico, nel tecnico, perché è un simulatore che viene usato per professionisti, sia per team, sia per piloti, per vari scopi, per i team, per approfondire la tecnica della macchina e scoprire in tempo più breve i vari settaggi e il vero limite della macchina, dove ci si può spingere di più con il setup. Mentre per i piloti, anche nel mio caso, diciamo, si può sfruttare benissimo, per imparare piste nuove o comunque quando si entra in una realtà nuova con una macchina nuova per prendere prima il ritmo e accorciare le tempistiche di apprendimento. Sono 4 anni che io ho una collaborazione con ARC Team, abbiamo iniziato piano piano con il Formula 3, con il World Series, poi col GP2 e anche un po' di Formula 1, ma direi che adesso abbiamo raggiunto un ottimo livello di affidabilità e di realismo. Chiaramente ci sono delle aree dove non è facile operare, non è facile arrivare al realismo puro, che sono le aree tipo dati sulle gomme e sul sovrasterzo. Il sovrasterzo secondo me è una delle cose più complicate da riprodurre tra simulazione e realtà, ma questo è un fatto generale di tutti i simulatori. Noi in Audi abbiamo una collaborazione anche con McLaren e quindi ho speso tanto tempo lì, ma chiaramente hanno altri budget, ma il problema è sempre lo stesso, quindi non vedo una grossa differenza tra questo di ARC Team e quello che appunto dove ho speso tanto tempo a Woking.